I servizi di informazione elenco abbonati, di informazioni e prenotazioni turistiche, di aggiornamento delle ruote estratte e di news sportive sono offerti da Emifree. In base al DMC numero 145 del 203/2006 e alle delibere AGCOM 2608 CIR e 1504 CIR articolo 38. Tutti i servizi sono riservati esclusivamente ai maggiorenni titolari dell'utenza telefonica. Si consiglia di ascoltare sempre con la massima attenzione il messaggio gratuito. Si ricorda inoltre che per accedere ai servizi è necessario esprimere sempre il proprio consenso rimanendo in linea dopo il messaggio gratuito per i numeri 892 o premendo un tasto qualsiasi del proprio telefono per i numeri 895. Tra il numero 1 e il numero 90 la distanza è poca e la gioia è tanta. E poi quel che conta sopra ogni cosa è dipingere insieme una vita in rosa. È la casa dei numeri. Puoi venire anche tu dove il cielo è più blu, casa Lotto in TV. Bentornati cari amici, allora eccoci qua pronti per una nuova puntata. Salutiamo subito il nostro Leo, quindi come stai? Bene, Clara, tu come stai? Bene, bene, grazie. Molto, ma molto bene. Allora, noi siamo in diretta per portarvi le ultime informazioni valide per la prima estrazione del mese di maggio. Quindi, ancora una volta con Marco abbiamo valutato il meglio tramite l'ultima estrazione del mese di aprile, ovvero l'estrazione di giovedì sera, che ci ha permesso innanzitutto di centrare degli ambi a ruota, degli ambi a tutte le ruote. Ma l'estrazione di giovedì sera è stata un'estrazione estremamente importante per quanto riguarda anche le condizioni tecniche e statistiche, ed è chiaro che proprio io con Marco abbiamo valutato quindi le informazioni e le condizioni estemporanee, ovvero quelle che nascevano proprio dalle numerazioni di giovedì sera, ma anche le condizioni dell'ultima estrazione del mese. E voi sapete che ci sono sempre delle condizioni molto interessanti, perciò una ristretta importantissima, un giro di vite straordinario per quanto riguarda i numeri di maggio, che sono sempre quei numeri estremamente importanti da valutare sin dalla prima estrazione. E allora, signori, attenzione, perché è giusto andare anche a vedere un po' quello che è arrivato nell'ultima estrazione del mese di aprile. Magari, se riusciremo, faremo appunto un piccolo riassunto: come è andata l'ultima settimana partendo da sabato scorso, vedremo appunto le foto degli scontrini vincenti. Ma noi andiamo subito a vedere appunto la ruota del Lotto di Roma con il fantastico 989. Allora, non solo il 9, abbiamo parlato del 9, e questo 989, beh, bellissimo, è stato un ambo secco che abbiamo centrato a ruota, alla ruota del Lotto di Roma, chiaramente anche per tutte le ruote. Ma andiamo avanti con le foto degli scontrini, perché è bellissimo questo 1771, questo ambo a specchio o ambo vertibile, lo ha dato la ruota del Lotto di Palermo dal nostro Cagliari Palermo. I radicali, avete visto, signori, che non sono mancati. E ancora una volta io e Marco vi parliamo sempre dei radicali del Lotto, e anche in questo mese d'aprile avete visto che hanno dato l'ambo a ruota. Ma poi ancora a tutte le ruote il 9 con il 28, il 67, 76, una vagonata di 28, 88 che Marco vi ha portato in diretta, e poi ancora 30, 73, 17, 71 a tutte le ruote. E queste sono le foto degli scontrini dell'ultima estrazione. Vediamo anche l'estrazione di martedì sera con quel bellissimo 9 alla ruota del Lotto di Venezia, regalato in diretta. Era il 9 terzo estratto, che arrivava dal 90 di sabato sera come terzo estratto. 9-10, bellissimo ambo alla ruota del Lotto di Venezia, e ancora 8-10, sempre come ambo e sempre alla ruota del Lotto di Venezia. Quindi anche questo l'abbiamo tirato a casa velocissimamente,
1,89, la ruota nazionale aveva dato appunto l'1,89, e attenzione perché abbiamo visto la ripetizione proprio giovedì ancora dell'89. Sabato, Clara, una settimana fa eravamo in estrazione assieme e l'arrivo di questo bel 9,90 alla ruota del lotto di Venezia è stato un bellissimo regalo, in quanto era attesissimo. Per lo più la condizione del 45,54 era una conferma importantissima per quanto riguarda proprio il 9,90 alla ruota del lotto di Venezia. E allora io e Marco siamo pronti, prontissimi per portarvi la prima informazione del mese, un'informazione veramente importante per quanto riguarda l'89 e il 90, quindi due cavalli di battaglia di Lio e di Marco in una sola telefonata, in questa telefonata. E allora attenzione, perché la valutazione inizia con l'89, dove ci sarà un solo terno secco, e il 90, dove sarà il primo 90 del mese di maggio con un ambo secco e un terno secco. E allora io e Marco abbiamo già le idee chiare per quanto riguarda il mese di maggio, soprattutto per quello che sarà la prima estrazione del mese. Io vado in redazione per portarvi questo consiglio estremamente importante. Allora vi attendo di là in redazione. Grazie. Molto bene, eccomi in redazione ed ecco che l'895095, ripeto 895095, è a vostra completa disposizione. Dopo il tasto 3 voi avrete la possibilità di avere per la prima estrazione di maggio lo speciale 8990, un fortissimo cavallo di battaglia del sottoscritto e di Marco. E allora attenzione, perché la condizione 981 a Roma Torino conferma il 90. Attenzione, aprite gli occhi signori, perché quel 45,54 di Torino-Venezia è un'altra conferma del 90. E allora attenzione, perché quando ci sono più conferme per quanto riguarda uno stesso numero, sapete bene che diventa estremamente forte. A Roma-Torino io con Marco abbiamo valutato unicamente un ambo secco e un terno secco, quindi la condizione del 9,81 tra le altre cose di figura 9, quindi è veramente molto forte con il nuovo ambo eterno Roma-Torino. E per quello che sarà l'89, questo speciale unico, io e Marco abbiamo valutato, abbiamo preparato un solo terno secco, perciò questo portale oggi, ovvero l'895095, vi permetterà di avere l'ambo e il terno con il 90 di Roma-Torino e per un'altra ruota lo speciale 89 con un terno secco. Ottima informazione, valutate attentamente tramite l895095 questa informazione unica, ristretta, firmata Lio e Marco. Via con le vostre chiamate, 895095, tasto 3. Amate. Oh, oh.
895095 vola sempre più su. Bene, allora la condizione è importantissima, la 981 di Roma-Torino conferma il 90, un ambo e un terno, e poi attenzione perché abbiamo l'89, avete visto meraviglioso questo 89 in iperfrequenza con un suo terno secco, un solo terno secco, e allora un'informazione unica, ristretta, firmata Lio e Marco, proprio con i numeri che vi piacciono di più, ovvero 89-90. Fate la vostra ancora all'895-095. Clara. Lio, allora parliamo di televisione con la nostra prima notizia di un programma che ha fatto storia sicuramente nella TV italiana. Sto parlando di Drive In. Drive In? Sì. Wow, bellissimo. Ho visto qualche pezzettino ogni tanto quando fanno vedere qualche cosa, ma non mi è mai capitato di vedere una puntata intera. Comunque questa creatura appunto di Antonio Ricci fa parte del bagaglio di cultura televisiva di chiunque sia nato negli anni Ottanta, colorato, eccessivo, perfettamente centrato nel suo tempo storico. Prevedeva sketch indimenticabili, rimasti poi indelebili nell'immaginario degli italiani. C'erano Ezio Greggio, Giorgio Faletti, Enzo Braschi, Sergio Vastano e tanti altri. Poi come dimenticare i personaggi di questo bizzarro contenitore a metà tra la stand-up comedy di qualità e il lato più popolare della TV generalista? Ricordiamo che è andato in onda su Italia 1 tra il 1983 e il 1988. I grandi ascolti la fecero poi passare dal martedì alla domenica sera. C'erano anche le ragazze fast food che non erano appunto delle veline mute, ma intervenivano con battute brevi, ma recitate a tempo, e soprattutto i loro costumi di scena, per quanto vistosamente sexy, non erano più succinti di quelli indossati nel varietà classico della Rai. Vediamo un po' queste foto. Ah, ecco qua. Come erano tutti giovani, Clara. Beh, una trasmissione di 40 anni fa. Comunque c'era anche Nino D'Angelo, Lori del Santo, Carmen Russo, Tini Cansino. Vediamo, ecco. Le ragazze fast food. Beh, sicuramente una trasmissione Faletti che... questo, no? Sì, Faletti, Giorgio Faletti.
Sicuramente una trasmissione che si era proprio forse appunto fatta per quegli anni, anni 80-85, ed era sicuramente una trasmissione molto piacevole, appunto con non annoiava, perché comunque ognuno poteva dire la sua battuta breve, ed era sicuramente, secondo me, secondo il mio punto di vista, una bella trasmissione che comunque trattava tantissimi argomenti. Adesso si accende la televisione, si sente parlare solo di politica, di Covid, di vaccini, eccetera, eccetera, eccetera. Almeno quelle due ore del martedì o del giovedì, appunto, non si pensava alle cose non tanto belle, ma si pensava appunto a una buona serata con questo bellissimo drive-in. Io l'ho amato particolarmente tanto questo prodotto, questa trasmissione. Ah, dai, bello, sì. Bello. Infatti, sicuramente tu. Ma tanti amici se lo ricordano, quindi scriveteci se ci volete raccontare appunto anche la vostra sensazione, la vostra emozione, i vostri ricordi, ecco, di quel tempo. Dai, noi andiamo avanti intanto. Assolutamente sì, e ora è arrivato il momento di parlare del numeretto 9, un fantastico numeretto 9, dove io con Marco abbiamo valutato tutto e solo sul numeretto 9. E allora attenzione, perché diventa una traccia non importante, di più, importantissima, perché la condizione è determinante. La condizione è a Torino Venezia, la condizione è la condizione del 45-54, figura 9, somma 99. E allora attenzione, perché questa condizione di Torino Venezia è stata la condizione in assoluto che proprio sabato scorso ci aveva permesso di vincere il 990, perché andate indietro a vedere, giovedì scorso il 45-54 era arrivato alla ruota del lotto di Venezia. E allora attenzione, perché chi aveva calcolato anche il 990 dal 45-54 di Venezia, è importante rifare il calcolo, perché cambiano dei numeri, perché il 45-54 è isotopo a Torino Venezia, ma il 9 rimane ancora numeretto fisso alla ruota del lotto di Torino Venezia. E allora tutto è solo sul numeretto 9. Ora io vado in redazione per passarvi, per portarvi questa piccola ma grande informazione. Vi attendo di là, grazie. Eccomi in redazione ed ecco che l'89-22-77, ripeto 89-22-77, è lì per voi, signori, a vostra completa disposizione. E dopo il tasto 3 voi avrete la possibilità di avere, di ascoltare il Torino-Venezia. Vi piace il numeretto 9? Beh, attenzione, perché questo numeretto 9 in iperfrequenza a Torino-Venezia nasce dalla 45-54. Signori, attenzione, perché questa condizione di Torino-Venezia è la migliore in assoluto, quindi se volete veramente vincere l'Humboldt Terno, bene, questa è la condizione giusta, ideale. Questa è l'informazione con Ambo Eterno, con il numeretto 9, nello specifico Ambo Eterno generico, sempre con il numeretto 9. E poi attenzione, perché 45-54 isotopo che chiama la figura 9 interno secco. E allora, signori, attenzione, perché molte persone anche sabato scorso non avevano considerato la 45-54 di Venezia e avevano perso il 990. Ora il quadro estrazionale è stato così bello che ci ha riproposto questa condizione del 45-54. Il prodotto è nell'89-22-77. Allora attenzione, perché sapete bene che i numeri non hanno memoria, che tutto è possibile ed è possibile a queste due ruote rivedere anche il 990. Ma nel dettaglio io con Marco abbiamo valutato l'ambo e il terno di Torino Venezia nel portale 89-22-77, tasto 3, entrate ed ascoltate questa condizione perché è la migliore in assoluto. We'll be right back.
belle e sono perfette. Aprono veloci quella cassaforte che distribuisce a tutti buona sorte. 8, 9, 2, 2, 7, 7. 7, 7. Chi le ama poi di amarle sai non smette. È la giusta tua combinazione. Sono tre cifre sempre in mezzo all'azione. 8, 9, 2, 2, 7, 7. 7, 7. Chi le usa sai, ci pensa e poi riflette. L'esperienza di insegnarti non si stanca. Molto interessante, molto forte il 9 a Torino Venezia. Allora molte persone già hanno scritto, ma il 9 è appena uscito per ben due volte alla ruota dell'8 di Venezia. Signori, io lo dico sempre, i numeri non hanno memoria, anche l'89 è uscito per due volte a seguito alla ruota nazionale. E poi se dobbiamo veramente valutare tutte le situazioni, ricordiamoci che il 9 era un ritardatario con il 90 alla ruota dell'8 di Venezia, perciò devono anche recuperare le estrazioni che non sono arrivati. E poi c'è Torino-Venezia, attenzione perché a queste due ruote diventa veramente importante l'informazione del numeretto 9, ancora vostra all'89 22 77, tasto 3, importante informazione valida appunto per la prima di maggio. Clara. Lio, adesso parliamo di una canzone bellissima, Caruso. Bellissima, fantastica, veramente. Abbiamo detto qualcosina qualche giorno fa, infatti. Avevamo parlato di Lucio Dalla, della canzone Attenti al Lupo, sì, che avevo detto che non era tra le mie preferite, invece Caruso. Caruso è la canzone, e Caruso è quella canzone veramente che ci fa sognare, che ci ha fatto sognare e che sempre ci farà sognare, ma per andare comunque a sbirciare nel repertorio di Lucio Dalla ce ne sono tantissime altre, perché questo è stato un artista fantastico, è in eccellenza l'artista più amato con delle canzoni veramente ottime. È vero, è vero. Infatti questa canzone è stata incisa nel 1986 e venne presentata per la prima volta nel corso della rassegna San Martino Arte. Poi sappiamo che Lucio Dalla, nonostante sia un bolognese doc, lui amava Napoli e tutto quello che era napoletano. Infatti si ispirò a un grande classico della canzone napoletana, appunto anche per la musica di questa canzone. In un'intervista poi Dalla aveva rivelato la genesi e il significato del testo della canzone. Ha detto che in seguito a un guasto alla propria imbarcazione, il cantautore si trovò costretto a soggiornare in un albergo a Sorrento. Che sfortuna! proprio nella stanza, no, che anni prima aveva ospitato niente poco di meno che il tenore Enrico Caruso, poco prima della morte. Vabbè, io la macchina l'avrei rotta apposta pur di dormire in quella stanza, vabbè. Quindi qui i proprietari poi dell'albergo gli raccontarono degli ultimi giorni di vita del tenore, no? Della sua passione
per una giovane a cui dava lezione di canto. Ai ai ai. Da quei racconti poi Lucio Dalla trasse ispirazione per scrivere il brano che ormai è diventato un classico e ha venduto milioni di copie proprio in tutto il mondo. Lui non se l'aspettava nemmeno di questo successo. Invece credo che sia il primo grande successo, credo che sia nella classifica numero uno delle sue canzoni appunto più ascoltate e più vendute. Beh, senz'altro è una canzone più, è la canzone più ascoltata in assoluto, è sicuramente la più venduta, e poi con quell'estensione così importante che Lucio Dalla aveva, beh, questa non poteva non avere successo. Beh, è stata anche rifatta da molti altri grandi artisti italiani, e c'è una versione di Anna Oxa che mi piace veramente tanto, di Caruso, sempre di Caruso. Dai. Sì, sì, perché Anna Oxa, anche lei è molto brava. Dispiace che comunque negli ultimi anni non si vede più, ha avuto purtroppo delle bruttissime situazioni non volute da lei e di conseguenza si vede ben poco, però quell'interpretazione che fece di Caruso è veramente fortissima, perché non so se ti ricordi anche Ti lascerò con Fausto Leali, sì, che anche quella, sì. Beh, insomma... Quelle sono veramente le grandi canzoni italiane che comunque ci ricordiamo spesso e volentieri. Mi dispiace tanto comunque per Anna Oxa, perché è molto brava anche lei, veramente sì, molto molto ragazzi, brava. Ragazzi, ce ne sono di artisti sì, meravigliosi come questi. Vabbè, sempre un piacere ricordare il nostro Lucio Dalla, e adesso invece ricordiamo che è il momento di Leo. Yes, la redazione mi chiama, perciò io vado subito in redazione per portarvi la nuova informazione aggiornata per l'estrazione del, per la prima estrazione di maggio. Andiamo di là, grazie. Molto bene, allora attenzione, ancora la possibilità di avere questa informazione fortissima, informazione legata al 90 Roma-Torino, la 981 conferma il 90, valutiamolo attentamente, il 90 di Roma-Torino avrà un ambo secco e un terno secco stop, non mezzo numero in più, sempre nello stesso portale, perciò sempre all'895-095. Fantastica informazione con l'89, il terno migliore con l'89, ora vostro all'895-095. Allora vedete che qua avete i penultimi due numeri, 89 interno e 90 in ambo terno secco. Via con le vostre chiamate, 895-095, tasto 3. Black Panthers, use your wisdom. Black Panthers, keep the ball. Black Panthers, free it all. Up with concentration, heartages our nation, waiting for the land of hope and dream. Playing for freedom, dancing on the green grass, breaking every mask. Freedom is just nearer than it seems. Black Panther, yeah, play for freedom. Black Panther, yeah, and use your wisdom. Black Panther, oh, kick the ball. Black Panther. Bene, bene, allora noi continuiamo a chiacchierare e a cantare, meno male che non si è sentito, ma dobbiamo solo dirvi che Casalotto continua, quindi state lì, rimanete lì.
E per essere precisi, sta cantando Clara Anna Oxa. Beh, sicuramente Anna Oxa è diversa, ma anche te te la cavi bene però, eh? Anna Oxa, ritirati, arrivo io, dai. A tra poco. Tu fai fasto, Paolo. Allora, no, prima le dicevo all'io, se io faccio Anna Oxa, lui deve fare minimo Fausto Leali. Minimo però, eh? Va bene? Sì, sì, sì. Dopo cantiamo? Dopo lo facciamo. Sì, ti accontento, ti accontento perché quella canzone mi piace assai e la so a memoria. Ah, solo bene. Per questo, però non dovrei sentire le mie stonature. Sì, allora, vabbè, meglio parliamo d'altro. Facciamo un duetto di quelli proprio. Se no cambiano canale, invece non state lì perché adesso c'è una notizia e poi ovviamente il nostro Leo continua con i consigli importantissimi per la prima estazione del mese, no? La prima di maggio, dai, speriamo in un bellissimo mese di maggio in tutti i sensi. Beh, speriamo veramente in un mese importante in tutti i sensi, come Clara ha detto, un mese di cambiamento. Beh, di solito il mese di maggio è sempre un mese straordinario e sapete bene che poi da maggio in agosto cambiano anche le situazioni statistiche e proprio in questi mesi ci sono delle vincite veramente importanti, perciò daremo appunto lunedì proprio il benvenuto ancora una volta al mese di maggio con la prima estrazione del quinto mese. Bene. E poi ricordiamo una cosa, che nel mese di maggio ci sono anche degli appuntamenti sempre molto interessanti con l'ambo o il terno della mamma, dipende appunto dalla condizione numerica, e poi il lambo o il terno delle rose. Mi raccomando, perché io e Marco teniamo veramente tanto a queste informazioni, che sono le informazioni da 20 anni a questa parte, certo. Da 22 anni a questa parte. Appuntamenti quelli fissi. Sì, brava, infatti, brava. Bene, infatti gli amici lo aspettano, quindi dai, dai, rimanete sempre con noi. Intanto adesso parliamo della prossima notizia, dei videogiochi. Io li amo, io so che lì o no, non sei tanto... No, purtroppo tabù, io con i videogiochi no, non mi sono mai piaciuti, perciò non so, purtroppo o per fortuna, giocare con i videogiochi. Io invece sono la mia passione, una roba sia nel telefonino, nel computer, che nelle console. Io ho avuto tutte le console, dalla PlayStation, brava, alla Nintendo. Guarda invece la mia passione cos'è, sì, è calcolare tutte le condizioni che ci sono, quindi vedi proprio tutti i conteggi numerici, tutte queste cose. Ecco, meglio. Questo è il mio videogioco, perché quando mi dedico ai numeri mi concentro al massimo. Meglio, no? Quello di sicuro. Carta, penna e calamaio. No, vabbè, sono comunque carini i videogiochi, quindi. Quindi poi in un momento come questo, dove bisogna rimanere a casa, è chiaro che comunque diventano anche utili. Infatti noi amanti del videogioco abbiamo contribuito ad aumentare i fatturati ovviamente di queste case. Anch'io durante la pandemia ho comprato un sacco di giochi nuovi, anche introvabili, e infatti in questo ultimo anno è proprio esploso il mercato, con 175 miliardi di dollari di ricavi e più di 2,7 miliardi di giocatori in tutto il mondo. Il 2020 è stato un anno esplosivo per l'industria dei videogiochi, che ha superato quello della televisione, cinema e musica nel mercato dell'intrattenimento. E allora, qua dice noi nostalgici, no, io no, no, voi nostalgici, ricordiamo qualche gioco dei bei tempi andati, e qua vediamo infatti dei giochini. Ci sono gli Space Invaders, Super Mario, Pac-Man e naturalmente il mitico serpentello del Nokia 3310. Fammeli vedere, va? No, questi non li conosco.
Questo no, c'era il Super Mario, l'hanno fatto adesso, bellissimo, in tutta una veste rinnovata. Pac-Man non ci ho mai giocato. Ecco qua le console meravigliose, che tutte ce l'ho, tutte, tutte. Bellissimo. No, no, adoro, adoro. Quindi l'importante, come in tutto, no, è non esagerare, ecco, perché ci sono anche molti videogiochi che sono anche educativi, poi certo. Anche lì, cioè, uno genitore dovrebbe, no, Clara, non bisogna dire al figlio cosa, quanto certo, tempo e assolutamente, cosa. Clara, non bisogna fare sempre di tutta l'erba un fascio, quindi a me non piacciono i videogiochi, punto stop, e infatti io non so nemmeno iniziare una partita di Mario Bros, è così, e quindi è così, però è chiaro che comunque ci sono dei videogiochi educativi e quindi non bisogna approfittare di troppo tempo appunto per stare su determinati videogiochi. E poi ci sono quelli horror che piacciono a me. Ah, addirittura? Ma bellissimi, sono andata a prendere alcuni che erano addirittura vietati, censurati in tutto il mondo, li ho trovati, bellissimi, vabbè. Gli adulti lo possono fare, sei dai, almeno quello. Clara, veramente fantastica. Lo devo far vedere, dai. Va bene. Mm-hmm. Allora, siamo quasi addirittura d'arrivo e allora io vado in redazione perché ho questo piccolo ma importante contenuto dedicato ad una sola ruota. E allora attenzione perché abbiamo l'abbinamento universale che tutti vogliono per l'88 e 90. Andiamo di là in redazione. E allora il portale più amato dagli italiani, il portale che vi permette di risparmiare è sempre l'89-22-88, ripeto 89-22-88, sapete bene che dopo il tasto 3 al costo di un caffè voi avrete la possibilità di avere questo fantastico, questo importante, questo forte abbinamento per l'88-90. Beh, l'88-90 l'abbiamo anche vinto di recente alla ruota dell'8 di Genova, ma attenzione perché c'è una ruota, è una ruota alta dove è attesissimo sia l'88 e il 90 con questo unico abbinamento. E quindi qual è l'obiettivo di questo 88-90? Di centrare il terno, perché già è ottimo l'88-90, questo abbinamento può veramente dare il terno, e allora fatelo vostro adesso all'89-22-88, tasto 3, abbinamento universale per l'88-90, importante informazione aggiornata per la prima di maggio. In giro non si vede più niente, ma non tremate, non temete, perché nel cielo vola una luce potente, ci salva in fretta da questo blackout, sfrecciando al ritmo di Twist and Shout. A tutti i numeri per fare un bel match, gli occhi, ma non facciamo brutti pensieri, del buio sol paura gli sciocchi, perché una luce arriva dall'alto,
è lui che scende con un gran salto, già ciuffa molto prima del crash, è l'otto flash. Razza una cometa ad un jet, è l'otto flash. Bene, bene, bene. Allora, adesso c'è un'altra notizia. Sia bella bella, quindi preparati, eh? Yes, sì. Già pronto? Pronto. Anche voi siete pronti? Allora dai che parliamo del bellissimo mese di maggio, anche se qui sembra novembre, che sono giorni che è tornato il freddo, vento, pioggia, di tutto di più, ma abbiamo la speranza e siamo fiduciosi che maggio sarà veramente il mese delle rose, del sole, della primavera, eccetera, eccetera, eh? Va bene? Speriamo veramente anche il mese della rinascita, Ah, vabbè, un po' quello... per tutto, perché comunque ci vuole. Beh, le rose sono sempre contemplate nel mese di maggio, poi tra le altre cose sai bene che è un fiore che a me piace tantissimo. Infatti meraviglioso, veramente. Allora, leggiamo queste strofe, no? Il poliziano. Ben venga maggio e le gonfalon selvaggio, ben venga primavera che vuol l'uomo si innamori. E voi, donzelle, a schiera con i vostri amadori, che di rose e di fiori vi fate belle il maggio,
venite alla frescura degli verdi arbuscelli. Oh, scriveva così il poeta, ovviamente del 1400, si capiva, Angelo Poliziano, appunto il Poliziano, che celebrava la bellezza e il romanticismo di questo mese, il mese appunto della rosa, dell'amore e il mese delle mamme meravigliose, che io mando un bacio alla mia, quindi veramente un bacio a tutte le nostre mamme, perché sono sempre le migliori, le più belle, quelle che hanno sempre ragione. Certamente, assolutamente sì, Clara, e poi questo mese di maggio è anche un po' il mese dedicato ai matrimoni, quindi speriamo che si sblocchi qualcosa anche su quest'altro settore. Ma non si possono fare feste, non sì, si possono fare feste. Non si può ancora, purtroppo. E allora, noi continuiamo la nostra trasmissione in questo sabato pomeriggio. Vi riporto ancora a questo fantastico portale, perché prima veramente tante persone hanno ascoltato questo unico abbinamento, un solo abbinamento, abbinamento migliore, per l'88-90. E allora attenzione, perché questa è già una traccia costruita per metà. Cosa vuol dire? Vuol dire che questo 88-90 diventa un ambo molto importante, e quindi lo potete anche valutare e giocare a tutte le ruote, ma è sempre meglio giocarlo a ruota con il suo abbinamento. E allora io vado in redazione per portarvi, al costo di un caffè, questa fantastica, imperdibile informazione. Andiamo di là, grazie. Bene, allora, fantastico portale 89-22-88, ripeto 89-22-88, sapete bene che dopo il tasto 3 avrete la possibilità già di risparmiare sul costo della telefonata, perché questo è il portale a basso costo che veramente tutti vogliono, e troverete un solo abbinamento per questo fantastico 88-90. E allora l'88-90 diventa l'ambo base per la prima estrazione di maggio. Il suo abbinamento è un qualcosa di veramente prezioso, perché vicino all'88-90 può dare il terno secco. Fatelo vostro, 89-22-88, tasto 3 da rete fissa dai cellulari. C'è, in giro non si vede più niente, ma non tremate, non temete, perché nel cielo vola una luce potente, ci salva in fretta da questo blackout, sfrecciando al ritmo di Twist and Shout. A tutti i numeri per fare un bel match, è l'otto flash. È l'otto flash. Nel buio tutti i gatti sono neri, di loro si vedono solo gli occhi, ma non facciamo brutti pensieri. Del buio sol paura gli sciocchi, perché una luce arriva dall'alto, è lui che scende con un gran salto, già ciuffa molto prima del crash, è l'otto flash. Razza una cometa ad un jet, Flash,
scende la notte più buia che c'è, in giro non si vede più niente, ma non tremate, non temete, perché nel cielo vola una luce potente, ci salva in fretta da questo blackout, frecciando al ritmo di Twist and Shout, a tutti i numeri per fare un bel match, è l'Otto Flash. Eccoci qua, in attesa del mese di maggio. Tu hai ricordato due appuntamenti importanti, ma non erano tre appuntamenti, non c'era anche un'altra cosa, un altro consiglio che voi date tutti gli anni? No, diamo no, di solito quello della mamma, sì. Terno, ambo eterno della mamma, okay. Ambo o terno delle rose okay. Per maggio e basta. Poi bene, il consueto terno di maggio, che comunque è sempre il consueto terno dedicato al mese in corso. E a tal proposito io andrò in redazione per l'ultima volta in questo sabato pomeriggio, perché c'è proprio il terno di maggio, il terno secco per questo mese di maggio. Come seconda informazione abbiamo il terno nel punto di fortuna, perché l'estrazione è posticipata appunto al 3 maggio, a lunedì 3 maggio. E per concludere, in questo fantastico tutto in uno chiamata unica, ci sarà anche l'abbinamento del 9,90. E allora vado in redazione e poi la puntata sarà anche terminata. Vi attendo di là. Bene, allora l'8934 94 94, ripeto 8934 94 94, oggi per lunedì vi permette di avere in questo tutto in uno, in questa chiamata unica, il meglio di Lio e di Marco. E allora, in primis il terno di maggio, il terno di questo mese, perciò potete entrare, ascoltare unicamente e semplicemente solamente anche questo terno secco, poi chiudere la chiamata. Così facendo già avrete risparmiato sul costo della telefonata, perché è il primo terno che voi ascolterete. Seconda informazione, terno nel punto di fortuna calcolato da Marco, proprio dedicato all'estrazione di lunedì 3 maggio, e poi il super vertibile per il 9,90, chiamata unica con il meglio di Lio e di Marco in tre passaggi super ristretti, ora vostri all'8934 94 94, tasto 3. Black Panthers, use your wisdom. Black Panthers, keep the ball. Black Panthers, free it all. Up with concentration, heart is just our nation. Waiting for the land of hope and dreams. Playing for freedom. Dancing on the green grass, breaking every mask. Freedom is just nearer than it seems. Black Panther, yeah, play for freedom. Black Panther, yeah, and use your wisdom. Black Panther, keep the ball. Black Panthers, free it all.
Amici, buona continuazione, un bacio grande, ci vediamo alla prossima, mi raccomando. Assolutamente sì, allora io ringrazio te Clara, ringrazio Marco, soprattutto ringrazio tutti voi che avete seguito questa puntata del sabato pomeriggio. Mi raccomando, perché sarà importante seguirci anche stasera alle ore 20, perché noi ci saremo, perciò aspetteremo ancora una volta tutti voi. Buon sabato e a stasera, buon ciao! Buon primo maggio, ciao!